Io voglio ringraziare, che prima non l'ho fatto, il nostro chitarrista, perché prima non l'ho citato, ma vi dico una particolarità. Guardate che non è che ce n'è uno dietro l'angolo, eh. Voi diciate, ma lo conosce? No, no, non è così. Il chitarrista è quello che in tutte le orchestre soffre di più, perché è quello che non vuole studiare la musica, è quello che vuole suonare sempre all'orecchio, e è quello che queste cose qui non le può fare. Questa è una grande verità che io vivo anche nel mio mestiere da sempre, e tanto è vero che c'è il proverbio, no? Tutti i chitarristi, tu vedete che appena arrivano ben subito, ci mettono il cavo, l'amplificatore, volume, e non si riesce a farlo star zitto. Come si fa a star zitto un chitarrista? Gli si mette una partitura davanti. Bene, io devo ringraziare anche una voce meravigliosa che è Lara Pavi, che io conosco da almeno 30 anni e che l'ho vista adesso con tranquillità, e mi ha detto se cantava ancora, mancato di sapere che giocare, che era una roba pazzesca, e lei mi ha detto sì sì, ancora qualcosa faccio. Io sono strafelicissimo di averla con noi, perché anche lei arriva, mozione è molto 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 forte, vi assicuro che è molto forte. In ogni fila si sentono cose diverse, la fila giù in fondo è una fila che soffre tantissimo, quella davanti devono essere veramente bravi, ma veramente bravi, e noi abbiamo una fila di ottoni strepitosa. Più veniamo avanti, più sono in più, e più c'è sofferenza, perché devono fare la stessa parte, sono in tanti, devono essere coordinati. Io faccio quello che posso, ma vi assicuro che se c'è una scuola musicale al mondo è quella della banda musicale. Quindi sosteniamola sempre. Grazie a tutti e buonanotte. Ma forse il Presidente, ringrazio per il benvenuto l'autorità sindaca di Venezia, che vi ha consegnato il grande appuntamento. Grazie, veramente, buonanotte e buonasera, se non avete parlato.